6 luglio 1942. Mussolini invia l'Armir in Russia. È l'ottava armata italiana, al comando del generale Italo Gariboldi, costituita da 229.000 uomini male attrezzati. Inizialmente l'Armir ha il compito di conquistare Stalingrado, mentre altre divisioni tedesche avanzano verso il Caucaso. La notte del 24 agosto 1942 si svolge l'assalto del Savoia Cavalleria nella steppa di Isbushensky. 650 cavalieri italiani si scontrano contro 2.000 siberiani, respingendoli. Il 16 dicembre, dopo aver spezzato l'assedio dei tedeschi a Stalingrado, i russi sferrano l'attacco decisivo. Le divisioni italiane, male armate e in condizioni fisiche disperate, resistono per 4 giorni, ma poi sono costrette a ritirarsi. 1942. Adolf Hitler ha 53 anni. Le sue armate trionfanti dilagano per tutta l'Europa. Nel corso dell'estate del 41 hanno invaso la Russia e sono giunte alle porte di Mosca. Finora i marescialli tedeschi, gli inventori della guerra lampo, hanno conosciuto soltanto vittorie. Sono pronti a ripartire alla conquista dell'Africa, dell'Asia e, perché no, del mondo intero. Per liquidare la Russia, fin dall'inizio del 1942, Hitler mobilita tutte le forze del Terzo Reich, che richiama da tutte le parti dell'Europa occupata. 5.400.000 soldati tedeschi. Obbliga i suoi alleati a fornirgli 800.000 uomini, volenti o nolenti. Così, la seconda armata ungherese dell'ammiraglio Horthy, la terza e quarta armata rumena del regime fascista di Antonescu, si trovano sprovvedute sul fronte russo. Mussolini, sin dall'anno precedente all'inizio dell'operazione Barbarossa, è stato il primo ad offrire il suo contributo di uomini, malgrado le iniziali perplessità di Hitler. L'attacco alla Russia, da parte del Führer, è una partita dalla quale il Duce non intende restare escluso. La partecipazione italiana alla guerra contro la Russia bolscevica rappresenta da tempo un suo chiodo fisso. Costituisce anche l'occasione per far conoscere all'alleato tedesco il valore del soldato italiano e, ancora una volta, dovrà dargli il diritto ai frutti dell'immancabile vittoria. Così, un primo contingente, il XIR, cioè le divisioni Pasubio, Torino e la Terza Celere, si troveranno in Russia già nell'estate del 1941. Ma ora è giunto il momento di rispondere alla perentoria richiesta di mandare al fronte un'intera armata. Mussolini non ha alcun dubbio sulla vittoria finale e per la Russia partono altre divisioni italiane. Il XIR diventa l'Armir, armata italiana in Russia, l'ottava. 230.000 uomini, 25.000 tra muli e cavalli, 16.000 automezzi. Ma i fucili sono modello 91. Quelli della Prima Guerra Mondiale, come l'artiglieria, gli scarponi chiodati, le pezze da piedi. Primavera 1942. È un'immensa forza d'urto, quella che i tedeschi schierano su un fronte che corre da Leningrado a Sebastopoli, sostenuta da 3.200 carri armati, 3.400 aerei e 57.000 cannoni. In tutto, oltre 6 milioni di uomini, 10 volte la grande armata di Napoleone, sono pronti a marciare di nuovo verso l'est.